tema dell'alimentazione in Bolivia è un tema delicato. È un tema che riguarda soprattutto le zone più povere del paese, zone in cui siamo presenti. Il carattere di denutrizione che si incontra in Bolivia non è un carattere di mancanza di alimenti, è piuttosto una mancanza di valori nutrizionali, una ripetitività nel mangiare. Ossia, ci sono delle monoculture, soprattutto quella del mais e quella della patata, che ovviamente influiscono sull'alimentazione. C'è un'alimentazione poco variata e questo crea ovviamente dei problemi, soprattutto a livello di apprendimento, di capacità di interagire, soprattutto nelle fasce più piccole, se nei bambini. Sono problemi che si generano in questa prima fase e poi si mantengono. Ma in Bolivia lavora secondo fondamentalmente due grandi strategie collegate tra loro. Una è quella dell'aumento della produzione, aumento della produzione e creazione di delle filiere. Ossia aumento della produzione, ma anche l'aspetto di commercializzazione, di vendita. In questa maniera si cerca di aumentare gli ingressi delle famiglie, che può essere sia attraverso il commercio o attraverso il turismo, però in ogni modo che ci sia un aumento degli ingressi e quindi la possibilità di comprare differenti alimenti, quindi la frutta, la carne o altri alimenti. E l'altro è quello invece di partecipare alla produzione e alla distribuzione di merende scolastiche. L'esperimento, ormai non è più un esperimento perché è una realtà, perché già sono 5 anni che sta avvenendo, questo è il quinto anno, è quello di consegnare a Potosí, a Cotagaita in particolare, consegnare al comune delle farine, ossia fondamentalmente si producono tre farine basate su delle ricette locali, che sono l'api morado, che è una specie di semolino dolce, uno semolino spesso dolce che usano soprattutto a colazione, ed è poi il tocorì, che è anch'esso un semolino dolce, però fatto con un altro tipo di mais, un mais bianco, quindi in più si mescola con latte, e poi una jabilawa, che è una polenta speziata a cui si aggiungono delle verdure. Questi tre prodotti si producono con l'appoggio di un'associazione di contadini locali e si consegnano al comune. Il comune poi li riparte nell'area. Perché è importante questo? È importante perché si garantisce una qualità del prodotto consegnato nelle scuole e soprattutto si incentiva anche una produzione locale. Nel momento in cui non c'era questo atteggiamento, fondamentalmente le scuole si autogestivano, ossia non veniva mediato dal comune. E quasi sempre gli acquisti venivano fatti in base a una convenienza economica, quindi quasi sempre pasta e riso, soprattutto. Alla pasta e al riso si univano appunto la patata e il mais, ossia non c'era una grande variazione nell'alimentazione, soprattutto era un'alimentazione che aveva pochi valori nutrizionali. L'inserirsi in questo processo è importante proprio per riuscire in un certo modo a influire sulle politiche pubbliche riguardando l'infanzia e riguardanti il problema della denutrizione. A proposito, in Cotagaita con quest'anno, con quest'ultimo progetto, è stato cominciato un ulteriore passo, un ulteriore aiuto che è quello verso le madri pre-postparto e i bambini nei primi anni di età. I primi segni della denutrizione incominciano in quelle fasi. Quindi l'incidere anche su questo settore della popolazione è importante. Viene fatto attraverso un integratore alimentare. Integratore alimentare composto da prodotti del luogo, grano, lino, mais e orzo, che aumenta il valore nutrizionale del mangiare di tutti i giorni delle madri. In questa maniera anche i figli che verranno partoriti, i neonati, avranno meno indici di denutrizione. L'appello è di continuare a far parte di questo processo, continuare a mantenersi attenti, sensibili, continuare a sentire questo problema come il nostro.